Allora, cari ragazzuoli, finalmente, 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 finalmente. Intanto leggete lì, vedete? Non dico niente, vedete lì se volete far crescermi questo canale, questa community. E poi vi invito anche, tanto per iniziare, anche al bar dei tifosi, con il progetto Live Reaction, ecco qua. Vedete, con l'aiuto della tecnologia, altro che Elon Musk o Tesla. Allora, finalmente siamo tornati a giocare, a vedere un po' di calcio giocato, seppur un amichevole così, una sgambatella. Quasi in famiglia contro questo Lumezzane, che tra l'altro è prima nel girone, del loro girone di Serie D, è prima in testa classifica, sicché una squadretta, una squadra insomma di tutto rispetto, certo non a livello di quelle che ci aspettiamo, che andremo ad affrontare a Dubai, Arsenal e Liverpool. Comunque, questa serviva per fare un po' di minutaggio, ha provato qualche soluzione, Mister Pioli. Noi purtroppo dobbiamo accontentarci di queste partitelle a Milanello, perché non possiamo andare a giocare contro le squadre turche, contro Salisburgo, come l'Inter, che poi vincono. D'altra parte noi dobbiamo accontentarci di quelle che è la nostra portata, no? Perché queste qui sono quelle della nostra portata. Bisogna essere realisti. Comunque qualche cosina buona l'abbiamo vista, qualche giocatore che io volevo vedere, anche se poi l'ho detto, dobbiamo tener conto anche del tipo di partita, del tipo dell'avversario e anche della situazione attuale, legata alla preparazione, al ritorno al mondiale, mancavano tanti elementi. Vi posso dire che non mi sono piaciuti né Rebic, tanto per cambiare, come ha concluso e come lo vedo che ha iniziato, e qui ci sarebbe da tirare un rosario che non finisce più, ma non lo voglio dire. Origi uguale, sulla stessa linea d'onda di Rebic, che non mi è piaciuto per niente. Anche qui un altro rosario, ma oggi è l'Immacolata, è la festa della Madonna, l'8 dicembre, e non voglio dire niente. E poi per il resto sì, ho visto ancora qualche errorino in difesa, perché abbiamo subito due reti da Lumezzane. Quelli che invece mi sono piaciuti e mi stanno convincendo è che io pretendo che abbiano più spazio, che abbiano più minutaggio, sono Adli, perché si vede che ha qualità, ha estro, ha fantasia, ha visione di gioco. Vranks, Thiaw. E Pobega mi è piaciuto, lasciando stare i piedi a roncola che ha, perché Traversoni non l'ha fatto uno decente, però è uno, ecco, che se uno ci mette l'impegno, se vuoi vedere uno che mette l'impegno in campo, ecco, uno è lui. Poi c'è da dire poco altro, perché ragazzi, la partita è quella che era, ho detto, queste contano o non contano, conta però vincerle, l'abbiamo vinta, anche grazie ai ragazzi terribili della primavera, come Elia, lì come si chiama, e Victor, che hanno fatto siglato il 2-2 e poi la rete del sorpasso del 3-2. E comunque, secondo me, ecco, c'è tanto da lavorare e Pioli deve trovare una soluzione anche con nuovi innesti, deve trovare il giusto handle, il bandalo della matassa con questo Milan. Ha tempo per farlo, ha tempo per preparare tutto, poi ritorneranno Kier, De Ketelaere, Dest, dal 13 in poi torneranno anche loro in gruppo. Calabria tornerà anche lui. E insomma, abbiamo il tempo e tutto. Intanto prendiamoci questa vittoria, tranquilla, tranquilla. Primo tempo, insomma, che Lumezzane ci ha messo in qualche momento in difficoltà, ma bisogna anche vedere noi che cosa stavamo proponendo in campo. Era più un allenamento, però sempre meglio vincere, perché sai, sapete che tante volte avessimo perso questa amichevole così. Partivano con le critiche su Maldini, sul calciomercato, su Pioli, sui giocatori che non sono da Milan. Insomma, l'abbiamo vinta. Abbiamo vinta. Ora, passo dopo passo, ci prepariamo per le prossime e poi vedremo dove andremo a parare. Di sicuro per gennaio saremo pronti. Non, dico con certezza non per la prima metà, ma dalla Supercoppa in poi saremo pronti. Secondo me saremo pronti. E coccoglioni che ci fumeranno. Quando farete rientrare Giroud, Theo, Calabria, De Ketelaere, Dest, Kier, Coglioni, Magnan, Coglioni che ci gireranno. Comunque è tutto, like, la mia attiva se vi va. E niente, dai, almeno abbiamo visto un po', abbiamo rivisto il nostro Milan, le nostre maglie rossonere, giocare, scorrazzare nel campo. Dopo tanto di questo mondiale che per noi ci ha coinvolto sì e no. E niente, un saluto da vostro Barzillotto Bazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, like e campanella attiva se vi va. E il mio secondo canale, Indiana Bazzi. E poi come prima, parte dei tifosi, con l'aiuto della tecnologia vi ho fatto vedere. Ciao ragazzi, ciao. Buon ponte, buona Immacolata, buon tutto. Ciao.